Ha voluto regalare a noi questa lettera e la leggerà per noi la signora Cristina Lattanzi. Gruppo Snob. Mi ritengo una persona molto religiosa. Chi mi conosce sa quanto io lo sia. Chi mi conosce a volte è anche esasperato da quanto io lo sia. Ma anche per chi mi vede per la prima volta non deve essere difficile immaginarlo, visto che il velo lo porto. La mia religione è l'Islam. E in quanto seguito inscindibile della tradizione giudaico-cristiana, anche nel mio Corano l'omosessualità è condannata. Dovete sapere che questo è stato motivo di grande conflitto per me, di lotta interiore tra quello che per me è la fede e quello che invece è la ragione. Ma sono, dopo tutto, così in contrapposizione? Per lungo tempo non ho saputo trovare risposta. Mi sono chiamata fuori dalla questione. Non è un problema mio, mi sono detta. Ma come ogni brava musulmana sa, è che se porti il velo è anche e soprattutto per rispondere alle domande. Prima quelle a te stessa, poi agli altri. E allora ho conosciuto, ho sperimentato, ho curiosato nell'intimità di chi mi circondava. Sempre in punta di sinistra, dato. Si teme sempre di creare diffidenza o di passare per bigotti o idealisti. Mi sono sforzata di svuotarmi di ogni preconcetto e di farmi riempire dalle vite degli altri, senza alcuna censura. Ho visto il dolore, la condanna, il nascondersi dalla persecuzione. Provo profondo rispetto per chi è costretto a subire queste cose. Ho capito allora che la tematica era molto più ampia del semplice peccato o non peccato, molto più complessa. C'entra con l'identità, con l'appartenenza, con quello che crediamo sia giusto o sbagliato. Mi sono immaginato una vita in cui dovessi nascondere la mia religiosità, una parte di me altrettanto fondamentale, così come per tanti anni omosessuali di tutto il mondo hanno dovuto nascondere la loro sessualità. Entrambe le realtà non sono così avulse dalla nostra esperienza più o meno recente, giusto? Quel che voglio dire è che non si sta a parlare di peccato o non peccato qui. Non sono fatti miei chi o cosa prega chi che sia. Dio mi ordina di non interessarmene, ho il dovere di non giudicare. Anche questo è un comandamento di Dio. Lui è l'unico che può farlo. Qui si parla di opportunità, si parla di diritto, si parla di permettere a qualcuno di fare una scelta. Non mi interessa se l'omosessualità sia giusta o sbagliata. Non è compito mio deciderlo. Quel che è mio compito in quanto essere umano invece è permettere che il mio prossimo possa svilupparsi al massimo delle sue potenzialità, intellettuali e fisiche. Questo mi ordina. Egli pone di fronte a noi una miriade di piccole montagne, sassolini sul cammino che ci permettono di far sviluppare i campi dell'esperienza e della crescita. E non abbiamo alcun diritto di eliminare questi ostacoli dal cammino degli altri. Se è davvero innata la sessualità, allora è Dio stesso a imponderla in una certa maniera, giusto? Se è lui a decidere chi è uomo e chi è etero, perché interferire? La spiritualità porta a scegliere poi come intraprendere il proprio cammino, come aggirare, superare o distruggere l'ostacolo. Ma chi si può armare di così grande arroganza da dire tu non hai diritto al tuo cammino? Io non dirò che l'omosessualità non è un ostacolo. Sarebbe tapparsi occhi e orecchie davanti ai problemi che ho visto intorno a me. Forse un giorno non lo sarò, ma oggi lo è di certo. Posso dire solo una cosa e con questa chiudo. Siate fieri dei vostri ostacoli. Non lasciate che nessuno ve li strappi via o ve ne faccia provare vergogna. Perché se esigo rispetto per il velo che porto, non posso fare a meno di esigere lo stesso per coloro che invece hanno scelto di non portarne alcuno. Io ho il diritto di nascondere ciò che non voglio sia visto. Loro hanno il diritto di mostrare ciò che gli altri non vogliono sia visto.